Buonasera da Trip TV, le notizie di oggi 15 febbraio e c'è una settimana un po' di attese tra quello che è successo al Consiglio Comunale e quello che è successo ieri con il TAR che ha rinviato il tutto alla fine di maggio. Quindi per quanto riguarda il forno crematorio ci troviamo con chi lo vuole fermare e deve trovare il sistema di come fare, tra la ditta che ha detto che accederà solo a due linee per le ultime 18 diciamo raccomandazioni, ecco proprio la parola giusta del sindaco per evitare troppi sfaceli e per cercare di accontentare le tante opposizioni che però continua a lavorare 7 giorni su 7 considerando gli straordinari e quindi che sicuramente per 30 maggio sarà terminato. L'emergenza loculi che comunque nessuno ne parla ma c'è perché ci sono in camera mortuaria ai cimiteri ci sono gente che sta anche un mese per adesso, e poi abbiamo i migranti che oggi c'è stato un convegno dell'ARCI per l'accoglienza, che comunque è una cosa che gira, che gira, che gira fino a che cascherà da qualche parte, in una città che è senza acqua, nonostante l'acqua che ha fatto, e i vari problemi e di quello che succede nel Consiglio Comunale. Adesso ci sono varie chiavi di lettura, quello che è successo al sindaco, l'opposizione di sfiduciare il sindaco Cozzolino addirittura, la raccolta delle firme è un po' andata oltre, oltretutto perché, come ci diceva alcuni vecchi soloni della politica locale, tutta questa operazione andrebbe fatta entro il 24 di febbraio. Per cortesia, cortesia, Intervento diretto di un operatore della pubblicità. Lucarelli, che adesso viene gentilmente allontanato dai vigili. Per favore. Sì, scusate. L'intrusione nel Consiglio Per Comunale per giusta causa di Lucarelli. favore, noi dobbiamo andare avanti. Io apro la, devo aprire l'allegato A, signori. Anche Sì, Negozi non che so, capito, non è so, in però calza. Intervento del non è vicecomandante. risposta, scusate, signori. Per cortesia, no, non è che non interessa. Allora, consigliere Negozi. Negozi attacca tanto. Daniele Lucarelli, Consiglio Comunale, ha appena fatto un intervento ovviamente a difesa della sua situazione lavorativa, lui lavora nel settore pubblicitario, c'è lo scandalo OPS in zona, ma non solo OPS, dici la tua. Niente, praticamente io sono 3 anni da quando si è insediata questa amministrazione che sto cercando a Civitavecchia di installare i cartelli pubblicitari e mi viene negata la possibilità di farlo attraverso... Se non ero, tu eri titolare dello schermo. Avevo un maxi schermo alla Madonnina sulla reticola che mi è stato tolto dall'OPS con un contratto scaduto. Il comune gli ha permesso di togliermelo, in quanto io avevo parlato anche con l'assessore Pantanelli, il quale si doveva impegnare per poter mantenere questo strumento che veniva anche usato gratuitamente dal comune. A seguito della rimozione di questo cartello, nessuno si è, ha preso in considerazione questa mia problematica, un cartello che io ancora sto pagando e pago un canone mensile che l'azienda purtroppo ancora vuole. Ho fatto richiesta per installare i cartelli 6x3, di cui Civitavecchia è piena, la maggior parte sono gli OPS, ma ci sono anche altri operatori di Civitavecchia che lavorano abusivamente perché il comune non rilascia autorizzazioni perché dice che deve fare il regolamento. Allora io mi chiedo, che è quello come De Orso, quello come De Orso, diciamo, sì, che dura da 3 anni e non sono riusciti a fare neanche quello. Io mi chiedo come fanno ad installare i cartelli non solo OPS. Sono venuto qui in consiglio perché proprio adesso, mezz'ora fa, hanno installato un nuovo cartello sulla mediana, vicino alla rotonda di Bacche Venere. Ora, di chi è quel cartello? Chi ha dato autorizzazione? Se non è chi è il autorizzato, cartello, te lo domando io. Io non lo so, io penso sia di un'azienda che già lavora a Civitavecchia, vicino c'è un altro cartello. Beh, ho fotografato chi sta è la montando. Stessa azienda che è la stessa coordina azienda, tutta l'attività. È la stessa azienda che coordina e che in questi 3 anni sta lavorando più delle altre aziende a Civitavecchia. Credo sia il suo il cartello, anche perché io ho fotografato, c'era il furgone di quell'azienda.
ho le foto, ho documentazione plenaria, parlo per protocolli e per fotografie, non per cavolare. Quindi chiedo al sindaco di risolvere questa situazione. Peccato l'assessore Dantò, all'assessore Dantò, che lui ha, premetto che il Dantò sa tutta questa situazione, come lo sa la Riccetti e come lo sa la Cordella, con le quali io ho parlato con tutti. Quindi invito tutta l'amministrazione e chi di dovere a risolvere la questione.